Quando si parla di responsabilità medica, tra i casi che mi capitano più spesso sono quei casi legati a problemi di tipo ginecologico, cioè statisticamente capita spessissimo che delle donne che ricorrano naturalmente all'aiuto di ginecologi subiscano, magari per degli interventi che sono stati effettuati, dei danni. Ora, quando c'è un problema di tipo medico, è chiaro che deve essere risarcito il cosiddetto danno biologico, ovvero un medico sbagliando mi ha fatto male, mi ha causato un problema, è un problema permanente e quindi mi dovrà risarcire quel problema, come si fa sempre nel solito modo, ovvero facendo una perizia medico-legale che stabilisce il cosiddetto danno biologico. C'è anche un altro aspetto che mi è capitato proprio, ripeto, ultimamente, che è il danno alla sfera affettiva o il danno alla sfera sessuale, che capita tutte quelle volte in cui appunto a causa di problemi, per esempio di tipo ginecologico, di interventi sbagliati che sono stati effettuati, la donna, per esempio, ha dei problemi o dei dolori ad avere rapporti con suo marito e quindi questo può causare tutta una serie di problemi anche all'interno del rapporto di coppia. Che cosa succede in questi tipi di problemi? Beh, anche in questo caso naturalmente si ha un diritto al risarcimento dei danni. E che tipo di risarcimento dei danni sarà? Non si tratta di un risarcimento dei danni biologico, perché non si tratta di un problema fisico, si tratta di un problema morale, si tratta di un problema affettivo e quindi in questo caso dovrà essere valutata la sfera affettiva, la sfera morale, anche con l'aiuto di psicologi. Per esempio, questa donna è stata visitata non solo dal medico legale, quello che diciamo ha verificato il problema fisico, ma anche da uno psicologo dal quale ha fatto una serie di verifiche, una serie di sedute, il quale a sua volta ha quantificato complessivamente il danno che questa donna ha subito anche dal punto di vista psicologico e quindi il risarcimento che doveva essere dato a questa donna. In realtà questa donna era separata e quindi non abbiamo chiesto il risarcimento anche per il marito. In altri casi invece è stato possibile chiedere il risarcimento anche per il marito, perché chiaramente un problema sentimentale, un problema alla sfera sessuale nell'ambito familiare riguarda la donna, ma riguarda anche il marito.